E buon salve, miei giovani Padawan! Come potete notare, siamo tornati su Helldiver 2. Diciamo che è passato un po' di tempo, io ho livellato, ho nuovi oggetti, nuovi equipaggiamenti e ho aumentato drasticamente la mia forza di combattimento, dato che comunque ho fatto un po' di partite. Quello che faremo oggi è semplice, andremo in missione, ma lo faremo in pubblica, quindi avrò degli alleati random e questo vorrei, diciamo, sperare che dia un po' più di movimento alla partita. Ultimamente sto giocando con persone online e devo dire che è molto più divertente che andare in giro da solo per delle mappe ampissime e cercare di fare tutti gli obiettivi da solo. Almeno con gli alleati c'è un po' più d'azione, anche perché facendo così vorrei che il gameplay diventi anche meno noioso da guardare per voi. Però, detto tutto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo e direi che possiamo partire. Bene, eccoci. Partiamo. Con due alleati. Prima eravamo. No, con uno solo. Ok. Olè. Questo qua è molto più alto di me di livello. Prendiamo il nostro bazooka, il nostro zainetto di munizioni e andiamo. Non so neanche che missione sia, sinceramente. So che dobbiamo andare dagli automaton a fargli il mazzo. Vedo roba che brilla, quindi andiamo verso la zona. Sento degli automaton alla distanza. Il mio alleato è in fondo. Lui ha 200 milioni di bombardamenti. Provato No, qualcosa. no, 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 no. Vabbè, grazie. Partiamo malissimo. Crepa. Guarda che mi metto qua dietro. Ricarico. Vabbè, ok. Questo qui c'ha tre bombardamenti aerei. Ci ha pensato lui. Sono dei nemici lì in fondo? No, non lo so. Mio. Grazie. Navicargo dove? Ah, là in fondo. E ci pensa mio alleato a. Ok. A devastarli. Ma guarda. No, l'ho lisciato. Molto male. Dove l'ha lanciato? Ah, lui fa tutte le zone così, secondo me. Scusa, 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 non volevo. La gradite una tazza di libertà. Allora. Ok, non servo. Stavo selezionando cose da usare, ma vedo che ci ha pensato lui. Io dovrei un attimo caricare il mio bazooka, che si chiama fucile senza rinculo. Non voglio sapere il perché. No! Ho buttato via un caricatore. Muori. Quanto è forte lo spezza ossa? Ho appena sprecato un colpo. Carichiamo. Perché si è buttato per ammazzarne uno di quelli con le spade? Dopo devo tirare i rifornimenti. Ho notato che bisogna stare un sacco attenti a tutte queste zone, perché magari ci sono da spaccare delle casse, dei container e si trovano dentro robe. Strano che non stia entrando nessuno. Però già che siamo in due, tanta roba. Ops, ho colpito il microfono. Allora. Trovato qualcosa. Che cosa? Nulla di importante in realtà. Non è che ci sono delle munizioni? Ah! Ok, eccolo lì. Dicevo prima. Adesso esplode e dentro al container ci sarà sicuramente qualcosa. Infatti, bravissimo. Questo qua si vede che è molto più alto di me di livello e sa effettivamente giocare. Poi devo anche togliermi
il bombardamento satellitare, voglio il bombardamento al napalm. Questo, ok, non faccio nulla, fa tutto lui. Vabbè, va bene. Au! Quati! Stavo per utilizzare la sentinella. Brava la sentinella. Si fa un botto di danni quella Gatling. Voglio quella grossa, non quella. Cos'è che c'ha Ah, la torretta là in alto? No. Preso. Faccio il giro da sotto. Intanto carico l'arma. Lo so che sono un po' scoperto. Quanti colpi ho? No, 3. Ok. Dopo quando arrivo a 0 vedo di caricare lanciando le munizioni. Dove? Pattuglia nemica. Nord. A nulla. Ok, 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 ok. Arrivo. Sento degli automaton. Allora che ci si può nascondere. Ah, li ho visti. Bravo questo qua comunque. È il primo che vedo giocare così. Eh sì, però si abbiamo un po' più di fianco, cioè. Che sfiga. No! E niente, l'hanno visto. Quanto è forte quest'arma? Ricarico. Vai con un bombardamento? No, ok, questa qui è una zona nostra. O comunque non militare. Sento. Stati della posizione, a nulla. Bot, andiamo un po'. Ah sì, c'è un bot. Come lo ammazzi? Voglio proprio vedere. Cosa vuol fare? Ah, è un bot grosso quello là. Ma lancio granata. Perché non lo. Non pensavo di ucciderlo con un colpo. Colpa mia, scusa. Ok, mi sono dati 2 colpi. Mi ricordavo che quest'arma facesse più danni. E comunque lo so che dovrei prendere tipo il cannone. Ok. Devo sbloccarlo tra un po'. Però anche questo non mi dispiace. Come arma di supporto. Però c'ho. No, vabbè, di colpi del fucile li ho ancora praticamente tutti. Cioè, almeno ne ho metà. Cosa sta facendo? Ah, sta attivando. Vaglio lì. Che si è buttato così? Sento rumore di nemici. Questo approccio così stealth, sinceramente, non. Cioè, secondo me non serve a niente, comunque. Chiedo supporto aereo! Arriva la cavalleria! Addio! Avanti! Fatevi avanti! Ciao! Quando ho preso questo potere, tantissima roba, il supporto aereo, così. Oh, grazie, l'ha fatto lei, o lui, quello che è. Caricatore.
Tu prendi tutto quello che vuoi, nel caso poi lo ritiro anch'io. Mi sa. Mio. Boh, sono ricaricato tutto. Munizioni, cure e arma speciale. Stavo pensando che forse avrei fatto più video, più gameplay insieme, ma giocando con una persona che effettivamente sa quello che fa e che quindi esplora tutta la mappa, ne faremo solo uno. Anche perché mi piace giocare così. È più tattico. 30 minuti, beh, di tempo ne abbiamo a iosa. Avrei voluto dire una cosa, ma ho evitato. Oh, oh. Ma... ah, ok, ci ha perso lei. Ma com'è possibile che mi ha ucciso, che ero a mezzo metro da lei? Ah, ma è morta anche lei, è morta. Dov'è la mia roba? Qua. Mio zainetto. Mio bazooka. Vabbè, l'arma ce l'avevo già. Richiedo un attacco orbitale. Adesso mi sposto però. Stock. No, ho mancato. No, in realtà c'ho l'Eagle. Solo che non abbiamo risolto una mazza. Cioè, nel senso, adesso c'ho l'Eagle. Devo assolutamente cambiare quel bombardamento satellitare perché è inutile. Ho una ferita aperta. Ho libertà, quanto sangue. Cosa ha appena detto? Inviate un Eagle. Così ci pensa l'Eagle. Ho fatto un bel po' di kill insieme. Bella lì. Ne ho ancora uno? No, si sta ricaricando, ma ci metterà poco. Qui non c'è nulla da andare a prendere. Strano. Ah, là in fondo c'è un'altra base. Come siamo messi? Vabbè, il nostro bersaglio è là in fondo, ma finché facciamo roba secondaria... ok. Vabbè, un'altra fatta. È facile col bombardamento Eagle, tirar giù le basi con un colpo. Voglio quelli più grossi. Lui, se non sbaglio, c'ha quello da 500 kg, come si chiama la bomba, quella gigante. Come vado a robe? C'ho tutto? Sì, più o meno sì. Là ce n'è un altro. Io non so l'Eagle, però... richiedo attacco orbitale. Ci arrivo? Attacco orbitale. Quasi. No, senza quasi. Metto un segno. Nord-ovest, 50 metri. Ma perché lo manco di un millimetro? Ah, non ce l'ho, cavolo. Ma che ce l'ho attiva. Ho sbagliato io a fare. Richiedo una sentinella. Così quello che abbiamo dietro. Ricarico. Arma scarica. Au. Ho sbagliato, ho tirato la cosa per niente. Fatemi caricare l'Ubazooka. Ok,
In realtà c'è. Ho l'attacco Eagle, sì. Inviate un Eagle! No! L'abbiamo tirato insieme! Come l'abbiamo distrutta? Ah, ok, ci ha pensato lui. Assaggiate la democrazia. Posto. Ah, ha lanciato gli fornimenti. Bravissimo. Quindi posso anche curarmi. Quale ferita? Ti sparo uno stim. Ah, posso curare i miei alleati. Ho preso un trofeo. Grazie. Qui ho tutto carico. Sì. Che supporto aereo ha lanciato? Ok. Occhio che c'è la granata. Mi sento dietro. No, sono morto. No, vabbè. Quando non mi sbaglio butto io un caricatore. Devo ricordarmi di caricare quando l'ho quasi finito. Ah, ma siamo vicini al punto. Non me ne ero mica accorto che questa fosse la base primaria. Anche perché dall'altra parte, bene o male, siamo andati un po' ovunque. Cosa ci manca qua da fare? Quanto mi manca la sentinella? Poco. Anche se devo dire che la sentinella Gatling fa quasi più danni a noi che a loro. Io seguo il mio alleato. Mio. Un altro campione per la democrazia. Non posso. Ma ti fai. No. Andiamo giù. È tornata la libertà armata fino ai denti. Cos'è? Ah, l'Eagle. Bella lì. Vedo altre robe da bombardare. Mazza comunque quanto piove in sta modalità. Anzi, in sta partita. C'è la visibilità che è nulla. È pieno di nemici, appunto. Ha lanciato quella da 500? No, però. Dov'è? Mi hanno sparato da dietro? Sì, mi hanno sparato da dietro. La gradite una tazza di libertà? No, sono curato. Forse non dovevo. Oh, ho visto un segnale. Tanto sento la mia torretta che spara. Porto aereo. Perché? Un po' sparcata, Oh cavolo. Richiesta di attacco orbitale. Mi prenderò. Manco per idea. Ah, l'ha preso. Bella lì. Con lui, lei, cioè. Continuano a sbagliare perché c'è il personaggio femminile e non so chi sia o cosa sia lui, quindi scusatemi, ma ogni tanto mi dimentico e cambio di colpo il senso della frase. 5 caricatori, ci sta.
Non capisco perché continui a sparare a quella maniera. Ma... ah, ok, stiamo andando verso il punto di estrazione. Ok, ok, ok. Infatti non capivo. Quanto mi manca per la torretta? Tanto. Vorrei utilizzare il coso, ma mi sembra uno spreco, il mech. Perché l'ho provato, è veramente forte quando si va a combattere gli insetti, di cui si chiamano i terminidi, ma quando si combatte gli automaton è inutile. Sì, però c'è pieno. No, non mi hai visto. Non mi hai visto. Lancio granata! Vediamo se... non distruggerete mai il nostro stile di vita! Au. Oh, cavolo! Arma scarica! Oh, mi ha cavato una cazzata? Sì, ho fatto una cazzata. Dietro dei rinforzi! Non pensavo di... di colpirla. Mi spiace. Au. Non so cosa mi ha colpito. Ok. Arma scarica. No. Arma scarica. Arma scarica. Sono forti. Ok. Ricarico. La facciamo arrivare al punto di estrazione? Ah, oh, sentinella, sì. Richiedo una sentinella. I nemici da che lati possono arrivare? Un po' da tutti, mi sa, eh. Ah, ha lanciato l'esoscheletro. Ok. E io adesso attivo questo. Pelicano 1 verso il punto di estrazione. Assicuratevi di essere all'interno del raggio. Perfetto. La mia torretta ho visto che ha fatto una strage. Forse lei voleva fare dell'altro, non lo so. L'ho fatto male a lanciare l'arrivo. Anche perché non mi sembra che ci siano altri... cose da distruggere in giro. Perché ha usato il coso? Ha usato il mech. Un minuto e 30 secondi all'arrivo. Che è una cavolata. Navi cargo. Richiesta approvata. I rinforzi sono stati lanciati. Preso. Ricarico. Vediamo di fargli un po' di supporto dall'alto. Solo che non capisco perché lei stia facendo questa roba così. Dietro dei rinforzi! Tutta vostra. Bella lì. Eagle One, ritirata per riarmare. 20 secondi all'arrivo.
Morite, scusate se non sto parlando troppo, ma... allora... Pelican One in arrivo alle coordinate. Richiedo un attacco orbitale! Sequenza di atterraggio Pelican One iniziata. Fate attenzione. Muori. Allora, io vado dentro. Pelican One pronto alla partenza. Poi quando lei vuole arrivare. Fa vedere. In teoria abbiamo fatto tutto. Nella mappa mi sembra che abbiamo distrutto tutto. Forse mancava qualcosa qui sotto. Ah sì, ho visto che c'era un punto rosso. Cavolo. Mi sa che abbiamo mancato una cosa. Sono un idiota. Ecco perché stava cercando di andare là in fondo. Però in teoria abbiamo fatto praticamente tutto. Ripeto, così è molto più bella la partita. Vediamo un po'. No, abbiamo fatto tutto. Quindi quella macchia rossa non so cosa fosse. Magari una cosa bonus. Dove aveva fatto praticamente tutto. Eh no, infatti ci mancava qualcosa. Niente. Beh, abbiamo fatto comunque una vagonata di punti. Bella lì. Ottimo. Ho fatto un sacco di livelli. E adesso sto risparmiando i punti perché voglio prendere il fucile che ho lì, lo spezza ossa con le munizioni infuocate, tipo, vorrei capire se è effettivamente forte. E adesso poi la prima cosa che faccio appena torno sulla astronave è comprare il bombardamento al napalm e cambiare l'attacco satellitare, quello super mega lento. L'esistenza di missioni con molte vittime implica l'esistenza di missioni con poche vittime. Bella lì. Ottimo. Stavo guardando un po' quello che il gioco mi offriva, perché comunque ci sono un sacco di potenziamenti anche decenti. No, questi qua orbitali mi fanno schifo. L'unica cosa orbitale che voglio è il coso. È il laser, questo qui. Perché è vero che c'è anche il colpo del cannone elettromagnetico, ma questo si può sbloccare a mano, quindi non mi sembra al massimo. Penso che questi poteri siano meglio grossi, che possano fare più danni possibili in maniera da fare tanto. Questo è troppo forte. L'Eagle che passa e fa le esplosioni così è... Anche questo non è male, però non mi piace un granché. Io volevo sbloccare... questo? Sì. Ah, ma ho un sacco di roba adesso in più. Questo cos'è? Ah, il fumogeno. Il jackpot. Ecco, questo sarebbe da sbloccare se giocassi da solo. Questa qui è la bomba gigante. Boom. Grossa. Questo cos'è? Ah, altri missili. No, però io voglio questo. È questo qui. Col napalm. Sì, perché questo qui ho visto che c'è gente che lo usa. Non mi sembra male. Anche questo in realtà, potrei prendere. Bombe a grappolo. Però secondo me questo fa danno solo alle unità piccole. E non a quelle più grosse. Quindi mi prendo il napalm. Olè. Poi di altre cose che posso sbloccare? No, ancora non ho nulla di assurdo. Io un po'. No, qua sono tutte robe abbastanza inutili. Io voglio il coso, o questo, o il pacco scudo, ma è più avanti se non sbaglio. Ah, è l'ultimo, ok. Qua, ah, ho sbloccato la torretta mortaio. Questa non dovrebbe essere male in teoria, però è molto situazionale. Quella Gatling almeno te la lanci vicino e, come abbiamo visto anche adesso, le unità normali le sgretola. Io voglio quella più grossa. Ah, qua c'è un altro tipo di drone. Cosa cambia? Fatemi un po' vedere. Ah, questo spara coi proiettili, l'altro c'ha il laser. Io voglio questa. La torretta, quella pesante. Secondo me è la migliore. Perché anche questa qui, non so, quella lancia missili, mi sembra molto lenta. E secondo me prende solo i bersagli grossi. O questa, che è l'altra variante del mortaio, tipo elettrica, una roba del genere. No, no. Secondo me questa è la migliore, anche perché riproduce il cannone, che è l'arma che si può ottenere di base. E come fa vedere nel filmato, colpisce tutti. E basta, per il resto poi abbiamo varie cose. Quindi nella prossima partita, no, perché non so quanto giocherò tra questa e la prossima. Quindi probabilmente avrò
altri equipaggiamenti. Detto tutto questo, spero che questo gameplay sia stato un po' più divertente da guardare. Magari la prossima volta spero di entrare in una squadra con più persone. E quindi qui, dal maestro Obi-Wan per Hobby, per oggi è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo a un prossimo video.